Cagliari, Piazza del Carmine. Circa un mese fa il sindaco Massimo Cedda, con un'ordinanza, ha annunciato di voler staccare il wifi dalla piazza perché tra le varie opzioni c'era anche quella di voler, parole del sindaco, cercare di portare via latte e paglia. Massimiliano Abis, lei è uno dei baristi che hanno appunto attività commerciale, sì, che affaccia sulla piazza. È servito almeno sinora oppure no? No, da quello che abbiamo potuto riscontrare noi non ha sortito nessun effetto, se non quello di privare eventualmente qualche cittadino, qualche turista che aveva necessità di usare il wifi. Voi qui nel bar non ce l'avete? Noi ce l'abbiamo, quindi i clienti possono usufruire del nostro, ma il discorso del wifi in piazza è semplicemente una cosa, diciamo, che è stata fatta ma toccando il problema semplicemente solo in superficie, non addentrandosi, perché il problema della piazza in questo caso è una riqualificazione della piazza, quindi un interessarsi seriamente, creare degli eventi, come si è detto, mercatini eccetera, anche la zona 30 che c'è stata tanto decantata, al momento non è partita praticamente, quindi siamo qui che aspettiamo. Il wifi non ha sortito nessun effetto, da quanto sostiene lei appunto commerciante di Piazza del Carmine, perché? Perché sostanzialmente la piazza presenta le stesse problematiche, cioè il bivacco, le persone che passano le giornate qua a bere, di qualunque etnia, di qualunque colore, ogni tanto ci sono le risse e ogni tanto c'è qualche personaggio che eventualmente entra anche al bar e disturba. È capitato nelle ultime settimane? Sì, è capitato un signore insomma locale, autoctono, che ha fatto il giro appunto delle varie attività creando problemi. Ma cosa ha fatto nel qual bar? Disturbato, ha creato problemi con i clienti qua a fianco, in tutte le attività. Varie volte abbiamo anche ricorso al 112 o al 113, ma a nulla sono valsi questi interventi, perché stiamo parlando comunque di persone che hanno problemi, sono persone disadattate, disagiate, quindi non hanno diciamo risolto il problema. Che appello lancia quindi lei alle istituzioni? L'appello che insomma l'appello insomma è una, come dire, una sensibilizzare in questo caso l'amministrazione comunale, facendo in qualche modo fede a quello che hanno sempre fatto, cioè rivalutare o pedonalizzare o in qualche modo interessarsi in maniera seria dei problemi che ci sono in piazza, e quindi semplicemente creando una situazione di normalità. Normalità si intende creare delle, insomma, in qualche modo dei mercatini, delle cose che portino gente normale in piazza. Lei è commerciante in Piazza del Carmine ed è un cagliaritano residente a Castello. Oggi sono usciti i dati certificati del Sole 24 Ore. Cagliari è all'ottavo posto in Italia come numero di denunce presentate, un balzo in avanti comunque a livello di città capoluogo. Lei da cagliaritano come vede Cagliari? È una città sicura o no? Ma per quel che mi riguarda sì, io non ho avuto problemi di insicurezza o di rischio, di pericolo. Certamente insomma stiamo vivendo un periodo particolare di arrivi e di insomma di forti flussi migratori. Insomma non so se questo, non ho nessun dato per poterlo dire, ma io personalmente, sia come esercente sia come cittadino, non avverto questo pericolo.